Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the life. Oggi come al solito chiacchiererò un po', però ho pensato un video diverso dal solito. Vorrei provare a darvi alcuni consigli per mangiare con consapevolezza. Questo cosa vuol dire? Spesso sento persone che dicono: non ho mangiato niente oggi, ho mangiato del riso a pranzo e a cena del pesce. Poi le vedi e sono un po' magari sovrappeso. Ti chiedi come fanno ad essere così rispetto a quello che dicono di aver mangiato. Quando scopri poi cosa mangiano e capisci che il loro cervello non registra ciò che hanno mangiato, allora capisci il motivo della loro situazione. Oppure quando dicono: io mi alleno, mangio sano, però ingrasso. Bene, allora questi consigli penso che siano utili per capire, per scoprire quella cosa che fate che non vi accorgete di fare o che non pensavate fosse quello il problema dei vostri insuccessi. Come primo consiglio vi dico di mangiare da seduti. Può essere una banalità, però prendersi il vostro momento per mangiare, sedersi e far capire al vostro cervello che state mangiando, prendersi questo impegno sicuramente ci porterà a non mangiare sempre bocconi davanti al fornello, piuttosto che appunto mentre si cucina mangiucchiare qualcosa, perché quel qualcosa il nostro cervello non lo recepisce e non lo registra. Quindi il primo consiglio è di sedersi e far capire al nostro cervello che è il momento di mangiare e di godercelo. Secondo consiglio: metti davanti a te tutto ciò che pensi di mangiare. Allora, io è da un anno a questa parte più o meno che cerco di fare in un piatto ciò che mangio. Ad esempio, se mangio il riso col pollo al curry, metto il riso da parte e il pollo al curry dall'altra. Oppure se decido di mangiare il riso col pollo, con le verdure, cerco di fare tutto insieme. Mettersi davanti tutto ciò che pensi di mangiare ti aiuterà a focalizzarti su quello e a sapere che devi mangiare solo quello. Spesso vedo le persone che a tavola pensano di mangiare tutto ciò che hanno nel piatto e basta. In realtà non è così, perché poi c'è il pane, poi ci sono i grissini e poi ci sono determinate cose che completano il tuo pasto e non si fermano solo a quello che hai mangiato all'interno del tuo piatto. Terzo consiglio: mangiare piano. Ve l'avevano detto in tanti, però veramente serve tanto. Di solito una persona più o meno all'incirca ci mette 3-5 minuti a mangiare. Io spesso, e da un anno di nuovo a questa parte, un anno e mezzo, cerco di dedicarmi più o meno un quarto d'ora a pasto, perché il nostro corpo ci impiega 20 minuti per rendersi conto di essere sazio. Se noi mangiamo un piatto di pasta in 3 minuti, abbiamo ancora un arco di 15 minuti che pensiamo di non essere pieni, invece lo siamo. Quindi questo consiglio secondo me è importantissimo. Bisogna secondo me focalizzarsi tantissimo su mangiare piano e lentamente, perché ad esempio quando io mangio il pollo col riso, mangio ogni boccone piano e lentamente e mi rendo veramente conto che mi sto saziando piano piano, che mi sto riempendo. Quarto consiglio: avere sempre un'idea di ciò che si vuole mangiare. Questo consiglio è fondamentale per avere anche un minimo il frigo fornito, nel senso, se io ho un'idea di quello che io vorrei mangiare nell'arco della settimana o anche l'indomani, riempo il frigo di ciò che ho in testa. Nel momento in cui io non sono organizzata, il frigo non è vuoto, però ci sono cose che non sono nella nostra dieta, piuttosto che non sono salutari o sane, andremo a mangiare ciò che rimane, e spesso ciò che rimane non è tanto sano o perlomeno comunque non è dieta e non è salutare più delle volte. Quindi avere un'idea e organizzazione secondo me è un fattore molto importante. Quinto consiglio: non arrivare mai ai pasti affamati. Questo è un consiglio che avete sentito dire da tutti quanti, come il consiglio di non fare mai la spesa quando si ha fame, perché si comprano cose che non vorremmo ma abbiamo fame, quindi si compra di tutto. Non arrivare mai ai pasti affamati, perché se arrivi al pasto affamato mangi tutto veloce, e torniamo al discorso di prima, e non ti rendi neanche conto di quello che stai facendo, e torniamo al discorso anche del registrarsi nel cervello l'atto in sé di mangiare. A volte succede a tutti, comunque anche a me, che siamo di corsa oppure non abbiamo tempo e quindi non riusciamo a fare tutti i nostri pasti, arriviamo a cena, arriviamo a pranzo che siamo affamati. Io da un anno a questa parte cerco di fare
più pasti piccolini possibili. Non è sempre facile perché, date le diete che ho fatto diverse, quella che non mangiavo niente, quella che mangiavo tanto, è stato difficile comunque fare la colazione, fare lo spuntino, oppure quando mi alzo tardi faccio solo la colazione, poi pranzo, mangiare qualcosa a metà pomeriggio. Non è, per me non è stato tanto facile, anche perché il problema mio più grande è sempre stato i pacciughi. Io a tavola mi sedevo e mangiavo quello che dovevo mangiare, però poi fuori pasto mi perdevo e mangiavo senza proprio pensare, e quindi paciugavo. Sesto consiglio: limitare gli speluccamenti. Questo cosa vuol dire? Questo consiglio me l'ha consigliato una dietologa, una nutrizionista, la prima a cui sono andata. Mi ha detto: hai fame? Va bene, non ti preoccupare, prendi il pacco di biscotti, aprilo, prenditi un biscotto, poi lo chiudi e lo metti via. Questo è un consiglio veramente, secondo me anche questo è importante, perché spesso abbiamo fame, prendiamo il pacco di biscotti, lo apriamo, mangiamo un biscotto, lo lasciamo lì aperto, poi dice, è lì, lo prendiamo, un altro biscotto, dai. Invece, prendersi la propria porzione, magari anche tre biscotti, perché tanto lo sai che al primo non ti basta, l'hai solo assaggiato e quindi devi ancora mangiare. Ti prendi tre biscotti, piuttosto che, ovviamente io biscotti non li mangio da una vita, piuttosto che i tuoi cereali con lo yogurt, ti prendi la tua porzione per far colazione o merenda, soprattutto merenda, perché colazione di solito si fa, poi si esce, si va a scuola, eccetera. Soprattutto merenda, si prende la propria porzione e si mette via tutto ciò che può essere spelluccamento, appunto. Settimo consiglio: limitare le distrazioni. Io mi rendo conto, quando rimango da sola a casa, che i miei non ci sono, che mangio sempre davanti alla tele, sempre sul divano. Quello per me è sbagliato ed è un consiglio che do a tutti, di sedersi e prendersi il momento di mangiare. Mettersi davanti alla tele e guardare la tele, primo, mangi veloce perché non ti rendi conto, non ti dai un tempo. Secondo, ti distrai e quindi non dai la recezione al cervello che stai mangiando, e questo rimane affamato. Quindi è importantissimo non avere distrazioni con Instagram, con Facebook, con la tele o con Netflix. Io, famosissima per mettermi davanti alla tele sul divano e guardarmi La Casa di Carta, quindi è una cosa che devo migliorare anch'io. Mi viene spontanea, mi viene naturale, mi viene comoda, perché è comodissima mettere sul divano. Però secondo me prendersi un momento per sé è a nostro favore. Ottavo e ultimo consiglio è bere tantissimo. Lo so, ve l'hanno detto tutti ed è assolutamente vero. Bere tanto è fondamentale. Anche la sensazione di fame grazie al bere aiuta un sacco, e molte volte mi rendo conto di avere fame, poi prendo l'acqua, bevo e dico: ah, forse non era fame. Oppure faccio colazione, dopo un'ora, anche lì bisogna guardare un sacco il tempo, dopo un'ora dico: ah, c'ho un languorino. Magari bevo l'acqua e dico: non era fame, era semplicemente sete che andiamo a riempire, e non c'è bisogno di andare a pacciugare o mangiare altro. Questi sono i miei consigli, spero che vi siano piaciuti, spero che vi siano utili. Se è così, fatemelo sapere, e spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un commento, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Grazie e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!